Bentrovati a tutti i telespettatori nello spazio di Chiesa Oggi. In questa puntata parliamo di famiglia, affrontiamo un tema quindi di grande attualità e un valore centrale della fede cristiana. Lo facciamo con due ospiti che vedete già inquadrati, sono Francesca Nofri del consultorio diocesano La Famiglia, un saluto. E grazie. Buonasera. Per aver accettato il nostro invito, e Teresa Fantacchiotti, sempre del consultorio diocesano La Famiglia. Buonasera. Un saluto a tutte e due, grazie veramente per essere qui. Grazie con noi quest'oggi. E Teresa, inizio con te, prima di entrare proprio nello specifico del tema, un tema grande che effettivamente oggi si dimostra di grande attualità, spieghiamo ai nostri telespettatori da casa proprio dove si trova il consultorio diocesano La Famiglia e di cosa si occupa. Il consultorio diocesano La Famiglia si trova via San Niccolò 51 ad Arezzo, nella parte del centro storico. Si occupa prevalentemente di persone che hanno bisogno di essere ascoltate, che vivono momenti problematici durante l'arco della vita, insomma. Parliamo di persone in difficoltà nel matrimonio, parliamo di problemi di educazione, parliamo di elaborazioni di lutto, tutto quello che ha bisogno di un momento di ascolto. Quindi una variegata di servizi, ecco, quelli che offre. Sì. Il consultorio diocesano si rivolge a diverse persone effettivamente. Sì. Ecco. Sì. Francesca, tu da quanto tempo, ecco, fai parte del consultorio diocesano La Famiglia e come hai deciso anche di diventare, di offrire, ecco, il tuo tempo a livello volontario, poi, perché ricordiamolo appunto, il consultorio va avanti a livello diocesano proprio tutto attraverso il volontariato. Ecco, come è nata questa tua scelta? Dunque, io lavoro al consultorio dal 2001, lavoro nel senso che faccio questo servizio la scelta è nata dal desiderio di trovare una forma di servizio che fosse consona un po' alla mia capacità, alle risorse che sentivo di avere, sia come quantità di tempo per ritagliato un po' dagli impegni familiari e di lavoro, sia come tipo di attività che permette sempre di stare a contatto con le persone, di entrare in sintonia con queste persone, di incontrare anche persone che richiedono un aiuto. Ecco, per entrare sempre più nel tema, direi che adesso possiamo anche lanciare il primo servizio di questa nostra trasmissione, perché uno degli eventi principali organizzati proprio dal Centro per la Pastorale della Famiglia quest'anno è stata la Due Giorni, che si è svolta sabato 4 e domenica 5 maggio presso la sala incontri della parrocchia di Pescaiola con Monsignor Renzo Bonetti. Ecco, andiamo a vedere un po' come si è svolto questo incontro, cosa ha risposto anche Monsignor Bonetti ai nostri microfoni e l'introduzione, anche l'intervista realizzata con il diacono Federico Daveri che ha organizzato proprio questo evento. Vediamo. Fede e famiglia, perché il Centro di Pastorale Familiare ha deciso di affrontare questo tema in queste due giornate? Perfettamente in linea, l'abbiamo voluto fare con quanto suggerito da Papa Benedetto XVI, che ha indetto appunto l'anno della fede. Allora abbiamo voluto organizzare questa due giorni con Don Renzo Bonetti, come tema appunto, come sappiamo, la fede in famiglia fa la differenza. Quindi parliamo di fede verso Gesù Cristo, ma particolarmente la fede in Gesù Cristo sotto forma del sacramento delle nozze che tutti noi sposi abbiamo ricevuto, attingendo proprio a quella grazia sacramentale che ciascuno di noi ha, senza differenza l'uno dall'altro, questa forza che ci riesce a far superare qualsiasi tipo di difficoltà, quindi riscoprirsi sposi cristiani con questo grande taglio di missionarietà che è tipico di noi sposi cristiani, quindi uscire e gridare di avere scoperto questo grande amico che è il nostro compagno di viaggio nella quotidianità, quindi nella vita di tutti i giorni. Don Renzo Bonetti ad Arezzo, nella parrocchia di Pescaiola, per parlare di famiglia. Perché è importante tornare a parlare di famiglia quest'oggi? Perché fa parte della nostra vita. Credo che parlare di famiglia significa parlare della nostra storia, parlare del desiderio che abbiamo, parlare di qualcosa che dentro di noi ha lasciato una ferita, parlare di una speranza. Oggi parlare di famiglia significa anche parlare concretamente dell'identità più profonda dell'essere uomo, dell'essere donna e della bellezza di questa unità straordinaria nell'amore.
Ecco, lei ha una profonda esperienza pastorale, di pastorale della famiglia. Si sente di dare qualche consiglio alle coppie aretine? Sì, è decisamente sul piano della fede che noi dobbiamo guardare come cristiani ciò che fa la differenza. Esattamente, la fede fa la differenza, perché con la fede noi andiamo a guardare la coppia e la famiglia in un'ottica totalmente diversa, che certamente non prescinde dall'essere uomo o donna, ma che a partire da questo dono, essere immagine e somiglianza, la proietta dentro questo percorso di immagine e somiglianza. Ecco, è tornato di grande attualità il tema dell'accompagnamento da parte della Chiesa delle coppie separate, di stato di separazione o di divorzio. Ecco, cosa concretamente può fare la Chiesa? Io credo che la Chiesa, cioè le comunità cristiane, innanzitutto debbano accogliere questi fratelli. I divorziati risposati continuano ad essere figli di Dio, amati da Dio. Noi dobbiamo certamente continuare ad affermare l'indissolubilità del matrimonio, ma simultaneamente all'indissolubilità del matrimonio noi dobbiamo affermare che Dio è misericordia, Dio è sempre accoglienza. Ecco, Monsignor Bonetti ha detto diverse parole molto interessanti, soprattutto si è concentrato molto sul tema della fede, anche perché un po' ricorre per l'appunto l'anno della fede quest'anno, e quindi ecco anche quello un po' il senso, ecco, del discorso che voleva riportare. Teresa, tu eri presente all'incontro con Monsignor Bonetti, cosa ti ha colpito di più di quello che ha detto? Mi ha colpito molto il modo sereno, no, con cui si rivolgeva a noi presenti, il suo modo di comunicare, anche se secco ma deciso, ma un messaggio proprio estremamente positivo e di ricerca di quello che era veramente la famiglia. Ecco, le persone quando sono comunicative effettivamente riescono anche a trasmettere i messaggi meglio. Francesca, anche tu eri presente all'incontro con Monsignor Bonetti. Ecco, abbiamo detto appunto che tra i temi che ha approfondito c'è stato proprio molto quello della fede. Ecco, qual è in qualche modo il valore aggiunto che porta essere vicini, no, alla parola di Dio, al messaggio del Vangelo, alla vita di coppia? La cosa che mi ha colpito profondamente del messaggio di Bonetti è stato proprio quello di una riflessione, no? Che ha spostato completamente il centro. Spesso quando noi parliamo di famiglia e anche quando lavoriamo anche al consultorio per le famiglie, cerchiamo di tendere alla perfezione della famiglia, cioè a costruire una famiglia che non abbia difetti, che non abbia limiti, che sia il più possibile perfetta. E lui invece ha proprio spostato l'attenzione dicendo che la risorsa più grande della famiglia è proprio la sua imperfezione, perché è lì che nasce la nostalgia di qualcosa di più grande, la nostalgia di un Dio che è la presenza che ci aiuta e ci porta a una famiglia con la F maiuscola. Quindi non è che la famiglia cristiana in qualche modo sia perfetta, cioè i problemi ci sono per tutti, è il vivere però nella sostanza del Vangelo, poi tutto il proprio percorso che fa la differenza in qualche modo. Certo, sì, è proprio questo, cioè l'accettare e riconoscere come un dono anche l'imperfezione. Ecco, un'altra domanda che ti volevo fare, Francesca, anche proprio ripensando alle parole che ha detto anche il Pontefice, Papa Francesco, sulla famiglia, in occasione proprio dell'udienza generale che c'è stata il 1° maggio per la festa di San Giuseppe, il Papa si è concentrato sul tema della preghiera soprattutto. Ecco, quanto e come la preghiera anche in famiglia può aiutare nel crescere insieme e nell'instaurare relazioni sane e sante, tra virgolette. Ma credo che la preghiera sia la forma più alta forse di dialogo, no? Si parla sempre dell'importanza del dialogo all'interno della famiglia, della possibilità di uno scambio nella coppia, con i figli, quindi avere la possibilità di parlare e di pregare insieme è forse, no, un tenere dentro qualcosa di più alto, dentro questo dialogo che è qualcosa di umano, e permettergli di fare un passo avanti. Ecco, allora a proposito adesso proprio di preghiere, di vivere la vita di coppia proprio alla luce della testimonianza della fede, andiamo a vedere le parole che ci hanno detto i coniugi Lauri, anche loro erano presenti all'incontro con Monsignor Bonetti, li abbiamo raggiunti ai nostri microfoni, sentiamo le loro parole.
famiglia nella parrocchia di Pescaiola con Don Renzo Bonetti, si sente di dare dei consigli alle famiglie che ci ascoltano su come vivere concretamente questo rapporto fede e famiglia? Vivere questo rapporto è insito nel sacramento del matrimonio, perché chi ha celebrato il proprio matrimonio in chiesa ha già il carisma della fede per la coppia, per cui viene normale approfondire quello che con il sacramento uno ha ricevuto. Per noi è venuto normalissima la cosa. Abbiamo cominciato ad approfondire questo mistero e ci siamo appassionati, e poi è venuto tutto di conseguenza. Per cui oggi non riesco più a fare a meno di diciamo così, vivere il mio matrimonio se non c'è la fede che me lo fortifica, insomma. In questo percorso è importante anche condividere con altre famiglie. Secondo me è basilare. Noi siamo nati proprio come coppia all'interno di un gruppo di famiglie e questo ha caratterizzato tutto il nostro percorso di vita familiare. E devo dire che per noi è stato basilare. È stato basilare perché condividere l'esperienza familiare, condividere l'esperienza di fede ci ha sicuramente fortificati, ci ha aiutato a vivere in maniera molto più grande i nostri momenti di gioia, i nostri momenti di unità profonda, come ci ha aiutato a vivere in maniera più serena anche i momenti di difficoltà, sicuramente fortificando questi momenti e rafforzando la nostra unità sia di coppia ma proprio anche di gruppo. Secondo me la fede oggi, soprattutto nelle famiglie, non si può vivere da soli, non è consigliabile vivere da soli. La forza della famiglia è proprio l'essere insieme. E anzi, secondo me, secondo noi, una delle maggiori rischi che corre la coppia oggi è proprio quello della solitudine. Ecco, abbiamo sentito anche la testimonianza dei coniugi Lauria. Oggi purtroppo la famiglia, insieme alla fede, sta vivendo un momento di forte crisi. Ecco, stanno aumentando i divorzi, le separazioni. E il consultore della famiglia sta cercando di dare una risposta a queste problematiche, Teresa. Ecco, sì. Come state cercando di venire incontro a queste nuove difficoltà incontrate dalle famiglie oggi? Sì, l'analisi è giusta. In effetti abbiamo notato che le richieste di consulenza sono aumentate in questi ultimi tempi e sono richieste di persone in fase di separazione. O persone che hanno subito la separazione o anche persone che hanno terminato la loro convivenza, per cui assieme agli altri consulenti avevamo pensato di, sempre a livello volontario, di rivolgere un'attenzione a questo problema. Parliamo spesso della famiglia ferita, ne parliamo in termini ormai già stabiliti e decisi, no? E in questo caso abbiamo pensato che spesso e volentieri le persone non hanno la possibilità di condividere il loro dolore, la disperazione, sia che abbiano subito la separazione, sia che siano stati partecipi attivi loro nell'ottenere. Per questo si è pensato di creare un gruppo in cui si potesse condividere l'esperienza e cercare un attimo di capire se questa ferita è una ferita che può rimarginarsi. L'interesse è rivolto non tanto alle persone che si sentono, i genitori che si sentono immersi in questo dolore, oltre a loro anche l'idea di portare avanti un discorso più di speranza per i figli anche dei separati, perché non ci dimentichiamo che con la separazione avviene l'affidamento condiviso e quindi testimoni non parlanti in questo caso di questa realtà sono proprio i figli. È vero, molte volte nella separazione in effetti si prende solo in considerazione la parte dei genitori, ma ci sono anche i figli coinvolti e quella è una problematica effettivamente molto, molto grossa. Ecco, Francesca,
Spieghiamo anche ai nostri telespettatori, già l'ha introdotto Teresa, però è più nello specifico proprio come è articolato questo progetto che state sviluppando. Sì, abbiamo pensato di costruire proprio questo gruppo. Sarà un gruppo a cui ci si può iscrivere liberamente, sono invitati e accolti tutti coloro che stanno vivendo il dolore per una separazione, che può essere recente ma può essere anche antica in qualche modo, che non per le persone che sentono di non aver ancora risolto questo passaggio, che sentono di essere ancora immersi in questa sofferenza, che vivono ancora questa ferita come una ferita aperta e che sentono la necessità e possono sentire il beneficio di condividere e confrontarsi con altre persone. L'idea del gruppo è proprio questo, cioè uno spazio in cui ci si sente ascoltati, ci si sente capiti perché gli altri stanno vivendo una situazione simile, c'è il rispetto di quello che viene detto perché ovviamente c'è una garanzia di rispetto del segreto di quello che viene detto all'interno del gruppo e c'è la possibilità proprio di usufruire anche dell'esperienza degli altri nel confronto, quindi di avere come risorsa l'esperienza degli altri. I due temi caldi saranno proprio questi, quello della gestione della propria sofferenza, della propria difficoltà, della difficoltà di vedersi in una nuova vita, nel cambiamento che comunque la separazione porta con sé e per chi è anche genitore l'attenzione particolare al disagio e alla sofferenza che i figli subiscono nella separazione, nel divorzio dei genitori. Quindi un po' sulla scia anche di quello che dicevano i coniugi Lauria, condividere, quindi cercare di confrontarsi anche tra coppie proprio. Sì, sì, sì. E un'altra domanda, Francesca, che ti volevo fare è anche quali sono i motivi principali, visto che voi comunque già avete il consultorio, poi alla fine questo fa, no? Si occupa proprio di ascoltare le problematiche delle famiglie, quali sono i motivi principali per cui solitamente si arriva alla separazione o al divorzio? Sì, dunque, diciamo che no, le coppie a cui è rivolto questo gruppo sono quelle che oramai hanno affrontato la separazione, quindi sono di fatto separate. Le persone che incontriamo in consultorio sono spesso persone che stanno ancora magari definendo o cercando di risolvere il problema prima di arrivare alla separazione o comunque lo stanno affrontando. Le motivazioni per cui si arriva a una crisi di coppia, chiamiamola insomma, con un termine abbastanza diffuso, sono molte. Tra quelle che forse sono le più diffuse c'è la difficoltà più classica, che è quella della gestione dei rapporti con le famiglie d'origine, quindi con i suoceri. C'è la difficoltà nella gestione dei figli, quindi la diversità di modalità educative che si possono riscontrare all'interno della famiglia o situazioni particolarmente problematiche dei figli che scatenano in qualche modo una conflittualità interna alla coppia, la possibilità la necessità di dover affrontare difficoltà anche di carattere economico particolari che la coppia non riesce a superare e uno dei altrettanto classici problemi è anche quello della mancata fedeltà, del tradimento che poi porta alla necessità di valutare se è necessario, se è possibile o no un perdono e un nuovo inizio. Ecco, e un'altra delle attività del consultorio, la andiamo a vedere adesso nel prossimo servizio, abbiamo intervistato Roberto Poledrini, è quella proprio di un corso per diventare consulenti familiari, anche perché come appunto sta emergendo dalla nostra discussione, queste sono problematiche complesse e anche una formazione delle persone che operano nel consultorio, per quanto sia volontariato, è sicuramente necessaria. Andiamo a vedere più nel servizio di cosa si tratta. Ecco. Volontari in aiuto della famiglia e delle giovani coppie. Un servizio per mettersi a disposizione di quel nucleo familiare che, oggi più che mai, è in difficoltà. Questa è la proposta lanciata dal consultorio diocesano La Famiglia, che organizza un corso per formare i nuovi operatori. La nostra associazione, che gestisce il consultorio La Famiglia, organizza anche il corso triennale per consulenti familiari, cioè sono professionisti esperti nell'ambito socio-educativo relazionale per migliorare i rapporti del singolo nelle famiglie in genere, nei nuclei della società.
Il corso prevede delle tecniche di raffinamento, di tecniche di ascolto e di accoglienza per migliorare le dinamiche relazionali e sviluppare nelle famiglie, nei soggetti che faranno il corso, le capacità di proporre delle soluzioni alle problematiche che affrontano autonome e responsabili, quindi migliorano la motivazione e sviluppano proprio queste, le dinamiche della relazione. È un corso di 3 anni, altamente qualificato, che si svolge in collaborazione con la Scuola Consulenti Familiari di Roma. Verrà tenuto ad Arezzo nei nostri locali in via San Nicolò 51 e impegnerà circa 2 sabati al mese nel periodo che va grosso modo da ottobre a giugno dell'anno successivo. Per chi fosse interessato a partecipare a questo percorso, come può fare? Sì, siamo quasi al termine delle iscrizioni, può telefonare al nostro consultorio 0575 23 120 e prenotarsi, verrà contattato dove gli daremo maggiori spiegazioni, costi e tutto quello che serve. Ecco Teresa, che cosa significa per l'appunto essere consulente familiare e secondo te, ecco, per chi ha indicato questo percorso? Essere consulente familiare è un servizio, è un, diciamo, un lavoro, una prestazione che impegna come tutti gli impegni, impegna per una passione che uno sente di avere, no? Noi dobbiamo, ecco, avere una preparazione seria, e per cui facciamo una scuola di formazione che dura 3 anni. È vero che noi abbiamo collegamenti con la scuola centrale di Roma, sempre per consulenti familiari, ma è anche altrettanto vero che abbiamo la possibilità di fare la scuola qui ad Arezzo con didatti che vengono da Roma. Ed è una scuola dove tutti possono accedere, tutti coloro che hanno il piacere non solo di essere e diventare consulenti, ma che hanno piacere di fare un percorso personale. Si possono poi, se non vogliono essere consulenti, perché i primi 2 anni sono tipicamente di conoscenza di se stessi, lo stare in gruppo e anche ci sono lezioni teoriche. Dico che è impegnativa perché impegna due sabati al mese e come diceva Roberto può partire a settembre, ottobre a volte e terminare a giugno. È una scuola che ovviamente prevede una frequenza perché è organizzata in T-Group. T-Group sono degli incontri con il gruppo dove si parla di noi stessi, dove il didatta accoglie le ferite degli stessi partecipanti al gruppo. Insomma, è un viaggio interessante dentro di sé. È aperto a tutti. Io, tra le altre cose, ho scoperto che alcuni ragazzi che stanno terminando l'università di psicologia erano incuriositi, interessati a questo, soprattutto perché poi può permettere una apertura soprattutto di sempre inerente alla conoscenza di sé e poi nella gestione della professione, ma non solo per questo, è aperto a tutte le persone che ad esempio hanno finito il loro percorso lavorativo, a persone che fanno un altro genere di lavoro, che non sono proprio a conoscenza di temi psicologici, relazionali, insomma è aperto a chiunque. Terminiamo la scuola i 3 anni adesso, per cui ci muoviamo soprattutto per avere un congruo gruppo perché possa riaprire la scuola. Ne abbiamo di iscrizioni. È un invito che faccio a chiunque abbia questo interesse, oltre che professionale,
anche personale. Quindi ecco, sta chiudendo adesso una scuola, dicevi Teresa, e quindi ci saranno anche dei nuovi consulenti che stanno arrivando? Sì, noi terminiamo, la regola del consulente è questa, verrà fatta una, dopo i 3 anni viene fatta una piccola tesi e verrà discussa a Roma al centro a cui facciamo riferimento, al centro della famiglia. Dopodiché è previsto un periodo di tirocinio all'interno del nostro consultorio e una partecipazione alle supervisioni, perché noi facciamo consulenza e sentiamo l'esigenza ogni mese di avere una supervisione. La supervisione viene fatta da una didatta chiamata da Roma, e ogni mese parliamo dei casi più difficili insieme in equipe. Noi ogni mese, oltre alla supervisione, abbiamo un'equipe dove partecipano tutti i consulenti e mettiamo a punto tutti i problemi pratici, problemi di rapporti, e facciamo il punto della situazione che poi viene riportato anche in supervisione. Riprendendo il discorso dei nuovi consulenti, dopo questo periodo di tirocinio viene data la possibilità di fare una consulenza. Dopo di questo il consulente ha aperta la porta per fare le altre consulenze, sempre in supervisione poi. Ecco Francesca, un'altra domanda, ecco, quali sono anche le strategie, anche se un po' l'abbiamo già discusso, per venire incontro alle coppie in difficoltà, quindi come il consultorio cerca di appunto approcciarsi con chi ha problemi di crisi, ecco, come si possono aiutare al meglio queste situazioni? Dunque, l'aiuto prevalente che può dare il consulente è quello dell'ascolto, quindi il primo step, il primo momento è quello di ascoltare, e nell'ascoltare il consulente, quando ha di fronte una coppia, aiuta la coppia anche a cominciare ad ascoltarsi, perché una delle difficoltà principali della coppia in crisi è quella che a poco smettiamo di ascoltarci, no? Quindi il marito non ascolta più la moglie non ascolta più il marito, e si perdono di vista i bisogni dell'altro. Il lavoro del consulente è proprio quello di favorire la possibilità di recuperare le risorse che ci sono in entrambi i membri della coppia e favorire la possibilità che questi si esprimano all'interno della coppia, perché spesso una delle lamentele che molti riportano è: fuori da casa io mi sento una persona diversa, mi sento piena di vita, mi sento energico, gli altri mi apprezzano, appena rientro in casa mi sento mortificato, in difficoltà e questa, la coppia mi sta distruggendo, e questo porta al desiderio di uscire dalla coppia, quindi a rompere la coppia e separarsi. La possibilità invece di ascoltare il bisogno dell'altro, capirne l'esigenza e cominciare a tirar fuori le risorse che ognuno ha e metterle in gioco, proprio nella anche valorizzazione della differenza che in qualche modo c'è tra le due persone, questo permette, laddove è possibile, perché ovviamente non sempre è possibile, però laddove è possibile, di iniziare un percorso di riavvicinamento e di ammorbidimento delle posizioni, spesso che, insomma, quando arrivano in consultorio spesso sono già abbastanza irrigidite. Andiamo a vedere adesso l'ultimo servizio che riguarda alcuni incontri che sono stati realizzati all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Beato Gregorio X. Anche lì il tema della famiglia è stato oggetto di approfondimento, di discussione, di dibattito. Noi andiamo a vedere proprio la fase conclusiva di questo ciclo di incontri. Vediamo un po' come si è svolto. Appuntamento conclusivo sabato 15 giugno del percorso La Famiglia, risorsa per la Chiesa e per la società. Ciclo di incontri per promuovere, sostenere, prendersi cura del legame familiare. L'iniziativa è stata organizzata dall'Istituto di Scienze Religiose Beato Gregorio X, in collaborazione con il Centro Pastorale per la Famiglia della Diocesi. L'ultimo incontro è stato dedicato al tema famiglia e cittadinanza solidale. Generalmente quando la famiglia crede in se stessa diventa spontaneamente un soggetto di cittadinanza attiva, perché promuove delle azioni sociali con grande facilità. Il ruolo delle associazioni è sempre questo, cioè è un ruolo, come dire, di
promozione anche del benessere collettivo, no? Le famiglie si fanno spontaneamente, in questo senso, delle famiglie che agiscono, non soltanto delle famiglie che pensano, e mettono le proprie risorse interne a risorsa della società intera. Questo ciclo è iniziato a ottobre e ha visto coinvolti sia gli studenti dell'Istituto di Scienze Religiose che numerose famiglie di varie realtà del territorio aretino. Sono stati degli incontri partecipati, soprattutto oltre al numero, soprattutto per la partecipazione attiva delle persone che sono venute a seguire. Famiglie Insieme, Codice ADAF, Casa Betlemme, La Famiglia, Pertalea sono le associazioni che insieme al Movimento Famiglie Nuove hanno animato la tavola rotonda. Per la prima volta l'istituto si è impegnato in un progetto di formazione per la famiglia e oggi sono direttamente coinvolti gli operatori che sempre sono a servizio della famiglia, lavorano con e per la famiglia, e aspettiamo anche da loro un contributo per progettare prossimamente altri appuntamenti che possano appunto essere qualificati e qualificanti per chi vive la realtà della famiglia e vuole viverla in maniera sempre più consapevole. Ecco, abbiamo un po' visto anche il ciclo di incontri che si è svolto per l'appunto all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Abbiamo cercato oggi di parlare appunto di famiglia. In chiusura, Francesca, appunto ti chiederei anche il consultorio appunto ha seguito pure un percorso a livello sull'aspetto dell'educazione. Ecco, sì, no, abbiamo crediamo che l'aspetto educativo sia un aspetto importante e nel corso di questo anno abbiamo avuto la possibilità di avere come ospite Chiara Palazzini, la professoressa Chiara Palazzini, che ha presentato il suo libro Educare ancora oltre emergenza. Per parlare proprio di educazione in collaborazione con la parrocchia di San Marco, è stato un momento importante perché ha coinvolto le famiglie, ha coinvolto tante persone, ma soprattutto per esempio anche persone che sono al di fuori di questa idea della famiglia, per esempio i capi scout, che sono persone poi magari sono anche interessate al per esempio la scuola consulenti, perché alcuni capi scout per esempio sono iscritti alla scuola per consulenti. Però ecco, il tema dell'educazione, del formare, del formarsi, che per noi consulente è fondamentale, cioè non ci fermiamo mai, supervisione, equip, aggiornamento, cioè la passione per questo lavoro richiede anche un continuo formarsi, un continuo aggiornarsi su questo tema. Bene, che è in linea un po' anche con quello che si prospetta nel tema della Chiesa, proprio educazione, formazione, si sentono dire spesso ultimamente. Bene, io ringrazio allora Francesca e Teresa per essere stati qui con noi quest'oggi ospiti, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito da casa, vi ricordo che potete continuare a seguirci anche sul nostro sito www.tsdtv.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi, alla prossima.